Fabrizio, siamo ad Asti, all'Enofila, e parliamo di matrimonio e di innamoramento. Sì, una bella iniziativa organizzata dalla Confartigianato di Asti, che ha raccolto tutti quegli operatori che offrono quei servizi che sono necessari a chi decide di sposarsi, quindi dall'agenzia di viaggio per il viaggio di nozze, i vestiti ovviamente, la cerimonia, il rinfresco, il pranzo, ma tutto quello che serve per avere una bella giornata del proprio matrimonio. E allora andiamo a vedere all'Enofila, diciamo così, questa fiera della Confartigianato sul matrimonio. Presidente, un'altra opportunità di sviluppo del territorio è comunque questa fiera dedicata agli innamorati. Beh certo, il matrimonio storicamente è un evento molto importante per gli italiani, ma è anche un modo per dare di nuovo una spinta all'economia reale, fatta di quelle persone che veramente tutti i giorni tirano su una serranda e hanno bisogno di visibilità per poter superare un periodaccio come questo. Intorno al matrimonio si affolla tutta una serie di servizi che partono dall'abbigliamento, il classico vestito da sposa, ma ci sono i noleggiatori di auto di prestigio, ci sono le finanziarie, le agenzie immobiliari, ci sono veramente un sacco di settori che possono interagire per poter rendere ancora più meraviglioso un giorno bellissimo come quello del matrimonio. Siamo qui alla Fiera degli Innamorati al ristorante Fonsalutis SNC, quindi qual è il menù, diciamo, che dell'innamorato? Oh, il menù dell'innamorato poi inizia comunque con un aperitivo servito fuori in giardino, poi un 4-5 antipasti, due primi, due secondi, la torta nuziale, e la novità di quest'anno offriamo un weekend a tutti gli sposi che si sposano da noi. Bar Cavallotti qui presente all'Enofila, ma cosa beve un innamorato? L'innamorato beve un prosecco d'Asti decisamente dei migliori. E a livello invece di caffè? Caffè corretto, caffè normale, caffè d'orzo. Allora, siamo qui con il titolare del negozio Planet Party per i matrimoni, ma per non solo i matrimoni. Assolutamente no, poi non il titolare ma il papà della titolare. La titolare è ancora in negozi in questo momento, quindi fino a questa sera non ci sarà. Però sì, tutto per quello che riguarda la festa. Diciamo che Planet Party è il punto di riferimento a 360 gradi per l'organizzazione di una festa, quindi dai piatti, bicchieri, tovaglie, tovaglioli, poi gli addobbi, gli allestimenti, i festoni classici in carta normali, e la specialità soprattutto di mia figlia, che è il balloon art, quindi la composizione di allestimenti e di addobbi con i palloncini. Fabrizio, è importante anche tutta la parte legata al catering comunque in un matrimonio. Eh sì, una delle cose che si ricordano di più è anche il fatto che vada bene il pranzo, che il servizio sia buono, e in questo senso con l'Ast Hotel credo che non ci si possa sbagliare, insomma, qui ad Asti. Allora, come si organizza il tutto? Allora, si organizza a partire dall'allestimento, che il cliente chiede, oggi le esigenze sono tante, dal colore del gazebo, arrivare poi al menù. Il menù oggi la gente preferisce stare poco seduti, un servizio quasi l'80% a buffet, e logicamente non deve mancare il divertimento, che è la musica. Allora, siamo con il titolare di Alfieri Foto, vediamo tante foto di matrimoni, quanti ne fate? Noi mediamente l'anno scorso ne abbiamo fatto circa 34 matrimoni, 34-35, e quest'anno speriamo di farne almeno di più di matrimoni. Come li seguite? Che cosa chiedono, diciamo, gli sposi? Ma gli sposi, diciamo, in generale chiedono l'album libro, che noi facciamo classico, questo qua, il 25x35, poi chiedono l'album dei genitori e il video, servizio video, e basta. Cauda Fotografia è un laboratorio in via Morelli ad Asti che fa foto molto particolari. Allora, quali sono queste foto molto particolari? Beh, io non mi pronuncio sul mio lavoro, preferisco che lo giudichino gli altri, per cui... Ma usi qualche tecnica particolare? No, cerco di cogliere la spontaneità delle persone, a volte mi riesce. Quindi con qualche dettaglio, con qualche particolare? Sì, sì, mi piace molto cogliere i momenti così, in cui le persone non si accorgono magari di me, oppure... Allora, per sposarsi bisogna anche trovare una buona cucina, Fabrizio. Sì, questo è uno dei ristoranti più famosi, devo dire, della provincia di Asti, dove si sta benissimo, ma è anche una struttura ormai alberghiera, il ristorante Albergo Cavittoria di Tigliole. Come mai è famosa questa struttura?
È una struttura a conduzione familiare e negli anni, grazie a un lavoro proprio veramente un duro lavoro della nostra famiglia, abbiamo conquistato una stella Michelin e poi a seguito stiamo cercando di mantenerla. Praticamente siamo generazione su generazione, adesso ci siamo anche noi giovani che aiutiamo. Per il gran giorno cosa chiede l'uomo? Ma normalmente chiede, ci sono diverse tipologie, c'è colui che vorrebbe avere quella cosa originale per il giorno esclusivo, c'è quello che vuole fare bella figura ed avere un prodotto differente dal solito che si può trovare, come quello che classico che preferisce avere una cosa originale, sobria ma con buon taglio, una buona confezione, una buona linearità e soprattutto una qualità alta. Allora, la vediamo qui all'opera per fare una splendida acconciatura. Ma cerchiamo di dare quello che possiamo, visto che il giorno del matrimonio è considerato il giorno più bello, no? E cerchiamo di dare, vedere, perché tante volte in negozio non si osano entrare. È stata un'occasione per farsi conoscere, anche per fare pubblicità, un modo diverso, visto che... Fabrizio, dove siamo qui? Siamo alla cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, che svolge una serie di attività molto importanti ad Asti, anche una struttura recettiva dove ospita dei pazienti e fanno veramente un lavoro utile per la città e per il territorio. Qual è l'attività della cooperativa allora? Noi serviamo dei servizi a favore di soggetti disabili. Quindi abbiamo educativa territoriale, abbiamo un centro residenziale a Variglie con due nuovi posti di pronta accoglienza e gestiamo vari laboratori all'interno di questa residenza, tra cui il laboratorio di creatività dove i ragazzi con il nostro aiuto realizzano bomboniere per esterni e quindi il perché della nostra presenza oggi in fiera qui con voi. Cosa sta facendo? Rimodello il corpo di questa bellissima fanciulla. Fabrizio, ospitalità è importante per chi vuole, diciamo così, innamorarsi e poi sposarsi. Sì, qui virtualmente siamo al Relais Rocca Civaliere, che è un posto bellissimo, con chi gestisce la struttura. Luca Mogliotti è anche importante rappresentante del mondo degli albergatori astigiani. Allora, questo mondo degli albergatori astigiani com'è? Insomma, un minimo di presentazione. Beh, sicuramente non è un momento felice, questo è un dato di fatto, però ci sono tutti i presupposti per poter crescere e risalire la china anche grazie a queste manifestazioni importantissime, perché sappiamo che il polo fieristico è fondamentale per noi operatori del settore, per farci conoscere, per poter proporre quelli che sono i nostri servizi. In questo caso noi proponiamo questo servizio nel cuore del Monferrato, bello, attraente, con tutti i comfort, però ci sono anche tantissime altre strutture che hanno bisogno di una collaborazione reciproca e tra gli amministratori e con gli operatori, proprio per poter proporre e crearsi quegli obiettivi vincenti che la nostra terra ha assolutamente bisogno. Cosa si chiede oggi quando si fa un ricevimento? Qual è la cosa più importante? Essenzialmente di poter essere unici, gli unici ospiti della location quel giorno. E poi ci si appoggia alla cucina. L'importante, un momento molto importante è la cucina. E la nostra è una cucina del territorio e noi ci teniamo particolarmente. Cucina e vini, una selezione di vini del posto in modo da dare un prodotto finito ai nostri ospiti, ai nostri clienti. Fabrizio, siamo con una colonna storica, possiamo dire, di Confartigianato che festeggia anche 60 anni. Sì, di Confartigianato, ma anche uno storico laboratorio fotografico astigiano, perché proprio oggi ha compiuto 60 anni di attività Luigi Poggi di Astifoto. Sì, non io personalmente, perché chiaramente io ne ho 62, sarei stato un po' giovane. Però sì, il nostro negozio è da 60 anni sulla piazza di Primo Maggio. L'hanno aperto mio padre e il suo socio Grassini e oggi siamo qua ancora in attività. Stavo controllando le vecchie negative di allora i matrimoni iniziavano sulla porta della chiesa e finivano sulla porta della chiesa, non c'era il prima e il dopo, e quindi in una giornata arrivavi a fare anche i 5-6 matrimoni. Fabrizio, allora, cos'è un matrimonio senza una bomboniera? E infatti è aperto da poco nel cuore di Asti, tra via Cavour e via Guttuari,
Vita, che è un gioiellino dove si trovano bomboniere, bigiotteria, cartoleria e tantissimi altri articoli che sono proprio utili in queste belle ricorrenze. Insomma, una new entry, e cosa propone? Dalle linee solidali a tutto quello che può esserci per una bomboniera. Perché? Anche 18 anni, no? Non sono a festeggiare. Una nuova vita, si diventa maggiorenni. Quindi c'è di tutto che uno può tranquillamente avere. Se uno va a scuola, le 7:30 sono già aperte, quindi... Fabrizio, siamo in mezzo a dei tight fantastici. Eh sì, l'Orchidea è un negozio molto famoso ad Aste di abiti da sposa, sia maschili che femminili. Ecco, quali sono? Allora parliamo di queste specialità del vostro negozio. Noi facciamo abiti su misura, sia per uomo che per donna, per tutte le esigenze, per tutte le età, per tutte le taglie. Diciamo che cerchiamo di accontentare tutti, ecco. C'è qualcosa che chiedono in particolare gli innamorati di oggi? Cose particolari, ecco, quello sì, vogliono distinguersi dalla massa, da quello che può essere il classico, più classico, ecco. Colori? Diciamo che c'è l'uomo che ha un cambio di tendenza e passa al bianco, ecco, sì. Grigi, bianchi, sì, la donna è sempre molto classica come colore. E non li cambia? No, diciamo che qualcuno vuole il rosso, magari seconde nozze o cose del genere, però rimaniamo sul bianco. Influisce tanto il mondo del cinema? No, assolutamente. Diciamo che qua d'Asti hanno ben le idee chiare. Allora, Davide Cavallero, che cos'è volersi bene? È il primo passo per fare grandi cose per se stessi e per gli altri. Quindi il nostro modo di vivere, di intendere la vita adesso è proprio questo. Partire dal fare qualcosa per se stessi, volersi bene per poter realizzare una società migliore partendo dal piccolo nucleo che è la famiglia per allargarsi verso quello che è la società che tutti quanti componiamo. Matrimonio vuol anche dire arte, Fabrizio. Eh sì, siamo qui con Silvio Volpato, che è presidente della promotrice delle belle arti e della bottega del pittore, e quindi offre le attrezzature ovviamente per la pittura e per l'arte, ma anche opere d'arte che si addicono, che vuole mettere su casa. Cosa espone qua in fiera? Allora, esponiamo tutti i lavori fatti noi a mano da noi, quadri, bomboniere dipinte a mano, oggetti di arredamento tipo vasi, bigiotterie, e poi l'attività principale comunque nel nostro settore, noi insegniamo a dipingere anche, e nei nostri corsi di pittura abbiamo anche fatto conoscere parecchia gente, abbiamo avuto 3 matrimoni nell'arco di 2 anni, ci sono conosciuti nei corsi, sono sposati, quindi... Ma quali sono i colori preferiti per gli innamorati? Giallo rosso. Negozi, cioè, perché negozi di fotografia white and black? Perché è un nome che abbiamo ereditato, è una realtà di Asti che ha una storia che supera i 30 anni e quindi abbiamo voluto mantenere questo nome che così era già conosciuto. Ecco. Tra l'altro vediamo molte fotografie in bianco e nero. Sì, un po' per, ecco, per rispecchiare quello che è il nome, white and black. E le foto in bianco e nero, pur essendo monocromatiche, raccontano ancora di più perché lasciano spazio alla fantasia e all'immaginazione, sono più comunicative secondo noi. È un momento di difficoltà e in un momento di difficoltà abbiamo pensato di portare un po' di ottimismo. Il matrimonio è un momento di felicità, avvicinarsi all'evento è così bello, entusiasmante, quindi gli operatori in questo momento avevano bisogno di entusiasmo e siamo convinti che con questa iniziativa anche loro troveranno nuovi stimoli per sopportare le difficoltà di questo momento. Si conclude così questo appuntamento di Made in Asti da Beppe Rasolo e Fabrizio Brignolo. Arrivederci alla prossima settimana.